Siamo alla 29esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, qui a Lingotto Fiere. Oggi è il terzo giorno e la manifestazione si protrarrà fino a lunedì 16 maggio. Il tema di quest'anno è visioni e noi oggi vogliamo portarvi una visione di un mondo lontano, a noi quasi sconosciuto, ma che in realtà è molto più vicino di quello che crediamo. Infatti il Salone ospita quest'anno a Babel, lo spazio internazionale del Padiglione 3, un panorama sul mondo arabo, con una molteplicità di incontri con anime arabe che ci aiuteranno a comprendere e capire meglio la complessità e la bellezza di un luogo e di una cultura che noi conosciamo praticamente per nulla. Sì, ma anch'io sono convinta che bisognerebbe pensare all'integrazione, non ha senso vedere dei nemici dappertutto perché la maggior parte delle persone sono buone e spesso vengono indirizzate male, probabilmente sono persone più deboli che hanno, diciamo, dei problemi che possono essere anche quelli dell'integrazione e poi subiscono delle deviazioni perché hanno dei capi carismatici e pensano così di cambiare il mondo, ma nella maniera sbagliata, cioè bisognerebbe che tutti riescano a convivere con tutti. Purtroppo questo ci porta a dei conflitti sanguinosi. Una visione dall'interno ci permetterà di comprendere l'opinione degli arabi stessi sui kamikaze. Inoltre si riuniranno alcuni personaggi importanti della letteratura sia araba che italiana per illustrarci dei racconti di prigionieri arabi che sono censurati nel loro paese d'origine. Ci sarà spazio anche per la poesia e per l'arte, con il poeta siriano-libanese Adonis e con il fotografo Guido Arari, che ha immortalato grandissime celebrità del panorama mondiale.